Salve, bentornati su GameHug. Oggi vedremo delle cose che per me adesso sono scontate, ma che tempi, quando ho iniziato a videogiocare, non sapevo. Quindi partiamo subito. Alla numero 1 c'è l'Xbox. Non sapevo che esistesse l'Xbox. Ebbene sì, conoscevo le console Nintendo, conoscevo, nemmeno troppo bene, conoscevo la PlayStation 1, la PlayStation 2, ma non sapevo che esistesse l'Xbox, come non sapevo che esistessero le console Sega. Tipo il Sega Mega Drive, il Sega Master System, non sapevo niente di queste console. E adesso lo so, quindi è meglio così. 2. Come ho detto, appunto, sì, conoscevo Nintendo, ma non sapevo distinguere una console Nintendo da un'altra. Se mi aveste messo davanti ad un Nintendo Entertainment System, un NES, o davanti a un Nintendo GameCube, io non avrei saputo dire quale fosse uscito prima e quale fosse uscito dopo, quali giochi ci fossero sull'uno e quali sull'altro. 3. La differenza tra produttore e sviluppatore. Il produttore, ovvero il distributore, è quello che mette i soldi per la maggior parte delle cose, poi non è che li mette tutti lui ovviamente i soldi, però ad esempio facciamo un esempio appunto, EA è il produttore di Dead Space, ma lo sviluppatore è Visceral Games, che è proprio un'altra casa, non c'entrano niente fra di loro le cose, se non che lavorano insieme. Ecco, io pensavo quando vedevo i titoli di testa in un videogioco, che magari appunto vedevo EA e Visceral Games, pensavo che fossero tutti sviluppatori, che avessero lavorato tutti a quel progetto, mentre invece EA dava solo i soldi e faceva uscire il disco appunto nei vari negozi. 4. Non sapevo che per fare un videogioco ci potessero volere degli anni. Io credevo che massimo un anno si fosse fatto completamente il videogioco, magari anche in pochi mesi, perché vedevo talmente tante uscite, anche appunto degli stessi produttori, pensando che fossero sviluppatori. Io dicevo, cavoli, ma loro ci mettono pochissimo a fare i giochi, perché ha fatto uscire un gioco adesso, hanno fatto uscire uno dopo, ma in realtà chi ci lavorava erano gli sviluppatori, non i produttori, quindi ci vuole tanto tempo a fare un videogioco, io non lo sapevo. 5. Non sapevo che i videogiochi fossero annunciati quando ancora in via di sviluppo. Pensavo che praticamente si potesse sapere di un videogioco solo una volta uscito sul mercato, quindi uno vedeva il disco così. O magari alcuni giochi sì, sapevo che potevano essere annunciati, ma in modo diverso, ovvero con i dischi demo che davano ad esempio su PlayStation 2. Però non sapevo che ci fossero ad esempio riviste di videogiochi, le ho scoperte dopo. Non sapevo che questi videogiochi venissero annunciati molto tempo prima, eppure per questo appunto pensavo che ci volesse veramente poco a svilupparli. Punto bonus. Una cosa che invece sapevo era che esistessero esclusive, perché ad esempio sapevo che Pokémon e Super Mario non potevano girare su PlayStation. Ragazzi, queste erano le 5 cose che non sapevo più una che sapevo. Fatemi sapere se voi sapevate o non sapevate alcune di queste cose, fatemi sapere se magari vi è venuto in mente qualcos'altro e appunto da piccoli pensavate che fosse scontato in un modo, poi era in un altro modo, cose, magari delle confusioni assurde sui videogiochi, fatemi sapere le vostre e noi ci vediamo martedì prossimo con un altro video. Mille Milags a tutti!